Eccoci fanciulle, buona domenica. Cosa ci dicono le carte? Come state? Come va il tempo da voi? Qui a Roma, da un lato c'è il sole dalla mia finestra, dall'altro lato ci sono le nubi grigie, scure, scure, scure. Nel mezzo c'è un'antenna, si vede? Siamo ai piani un pochino alti, e un merlo che guarda un po' a destra e un po' a sinistra, forse sta scegliendo dove andare. Quindi nubi minacciose. In una domenica in cui avrei voluto fare una passeggiata, chissà. Da voi c'è un pochino di sole, perché il sole comunque fa veramente bene all'anima e migliora il nostro umore, per fortuna. Allora, 5, 6, 7, 8, 9, perfetto. Vediamo questo giorno di cosa ci parla. Vi ho spoilerato l'ultima carta, mi sa, io non l'ho vista. Comunque. Allora. Non vi va di mettervi a nudo. Oggi forse, magari uscite anche voi o non potete uscire, o qualcuno vi viene a trovare o qualcuno si fa sentire, o semplicemente nei confronti delle persone con cui abitate, non vi va di parlare, non vi va di dover dare spiegazioni, non vi va di dover ammettere quello che state pensando su varie questioni che magari riguardano anche le persone con cui abitate. Quindi indosserete l'atteggiamento politically correct di chi vuole semplicemente tutelarsi e vuole ritagliarsi una giornata serena. Non ha proprio la forza neppure di argomentare, magari di solito vi va di argomentare. Siete persone a cui piace dialogare, che non vuol dire litigare, però finché ho ragioni che motivano le mie idee, io le espongo. Da un lato potreste sembrare un po' testarde, no, per fortuna siete caparbie. Però avete anche, diciamo, misura in questo. E soprattutto non insistete mai quando non ve la sentite. Oggi quindi la darete vinta a tutti. Perché avete capito che è meglio così. Perché tacere vuol dire incuriosire l'altro che andrà a insistere con voi proprio quando non volete. Invece dargli ragione, poiché la ragione piace, metterà semplicemente fine al discorso. In questo modo tutelerete la giornata, la serenità della vostra famiglia, eviterete schiamazzi, eviterete discussioni, perché per quanto voi possiate essere dei mediatori e delle mediatrici, poi dall'altra parte non è detto che anche gli altri facciano la stessa cosa. Quindi giornata in cui cercherete relax più che esterno, interiore. Saprete bilanciare bene il tutto. Luci ed ombre. La volontà di fare con la stanchezza e la volontà di riposarsi contemporaneamente. Anzi, poiché siete persone comunque molto acute, come la nostra bella aquila, ma in fondo avete anche un profondo amore per la vostra famiglia, saprete benissimo lasciare agli altri il ruolo di fare quello che serve anche a voi e che dovreste fare voi o avreste dovuto fare, senza però far comprendere che state un pochino manovrando bonariamente i fili delle persone che avete intorno. Avrete la capacità oggi, e ripeto, non è una cosa negativa, ma è, diciamo, l'abilità del grande stratega, addirittura di conciliare gli altri, non solo voi con gli altri, ma di evitare anche che gli altri inizino ad attaccarsi tra di loro. E vi dirò che questa cosa verrà notata. Paradossalmente c'è il lato negativo, che per quanto voi vogliate rimanere da soli un pochino da parte, verrete cercati ancora di più, però non dovrebbero insistere. C'è proprio il desiderio di venire verso di voi, ma anche perché, e credo che lo abbiate già notato, nell'ultimo periodo il vostro atteggiamento che è cambiato un po' rispetto alle persone che avete intorno, perché avete accettato anche il fatto che non si possa sempre riuscire ad andare d'accordo con tutti, ma non per questo sia necessario ed è necessario creare dei muri, ecco, o allontanarsi. Il vostro esservi integrati sempre più con tutto ciò che vi circonda, in maniera armoniosa, fa bene alle persone che avete intorno, cioè i primi che hanno notato il cambiamento non siete voi, forse voi ancora non vi siete resi conto delle potenzialità che avete e di quelle che avete già risvegliato, ma sono le persone intorno a voi che si sentono ancora meglio, voi alleggerite gli altri dei fardelli che portano sulla schiena. E poi avete un'altra grande capacità, quella di, a livello proprio magnetico, attrarre dagli altri, da dentro gli altri, le loro capacità, le loro, come dire, risorse nascoste. Allora, se voi prendete la calamita, io uso spesso questa metafora, questa immagine.
e posizionate su una calamita un ago. Dopo un po' di giorni l'ago diventa calamitato. Ecco, voi provate ad avere vicino a voi delle persone, dopo un po' di giorni vedrete che in qualcosa vi somiglieranno. E soprattutto se voi avete nutrito la vostra autostima e ultimamente state cercando di tirar fuori sempre più il meglio da voi, vedrete che anche le altre persone cominceranno a credere loro stesse. E questa è una grande virtù perché vuol dire riuscire a fare del bene agli altri senza fargli capire nulla e senza, diciamo, mettervi nella condizione cosciente di volersi attaccare a voi, perché poi tutti quei discorsi dei vampiri energetici, tante volte queste cose accadono non per volontà, cioè non è che qualcuno vuole ledere l'altro, però sta bene con l'altro, lo capisce, sa che l'altro è il principio della sua felicità e quindi si avvicina troppo, ma alla fine è un perdere energia quando le persone ci sono troppo prossime. Invece no. Qui è come se voi risvegliaste dei piccoli centri energetici, rendendoli indipendenti, senza che questi ultimi riescano mai a capire chi è che attiva in loro qualcosa che non sapevano neppure di avere. Quindi, sì, ritagliatevi questa giornata di serenità, cercate di fare ciò che vi rende allineati con la vostra indole, l'indole del momento, carta con la luna, quindi vuol dire che siamo un pochino tutti influenzati dal tempo, dagli eventi e dai nostri stati d'animo, non siamo sempre una luna piena, a volte vogliamo anche oscurarci, a volte siamo in discesa, a volte invece in salita, quindi semplicemente chiedetevi oggi che luna sono, che luna ho, quando dice oggi alla luna, sì, ma quale luna ha oggi? E nel frattempo continuate a nutrire ciò che ancora non avete espresso, perché non è vero che è la madre degli stolti che è sempre incinta, in realtà è la creatività che è sempre incinta e noi dobbiamo prenderci cura di ciò che ogni giorno riusciamo a mettere in cantiere, perché è una fabbrica a ciclo continuo, di quelle che non si fermano mai, di quelle con i macchinari automatici che non devono neanche sfruttare il lavoro manuale delle persone, quindi farle morire crepate, come si suol dire, di fatica. No, assolutamente. Qui siete l'operaio e il datore di lavoro, quindi se non c'è rispetto di voi stessi con voi stessi, dove possiamo trovare questo ideale, se non proprio all'interno della propria anima, scusatemi la ripetizione. Quindi apertura, chiusura che diventa apertura, un cantiere che sfornerà presto nuove idee, lancerà nuovi, vedete, fili, fili intesi come percorsi, tanti percorsi da poter esplorare. Il problema sarà addirittura che in questa primavera, a partire da marzo, fine marzo, inizio aprile, la vostra mente partorirà talmente tante idee, tutte ugualmente interessanti, che vi troverete nella condizione di dover scegliere, lasciarne alcune da parte e portarne avanti alcune. Ora, questa maschera con la quale abbiamo iniziato, è una difesa, sì. È una difesa che diventa però sempre più semplicemente un bonario di stacco, però pur sempre un atteggiamento che voi avete addosso e sopra quello che poi c'è dietro, ciò che c'è nell'anima, nel profondo di voi. Una cosa va detta, perché le carte sono molto molto belle, però questa penultima carta ci indica una cosa. Forse per alcuni c'è ancora un dente dolente, un qualcosa di irrisolto, e questo qualcosa di irrisolto è l'unica nota stonata di una persona in armonia con sé e con il mondo. Ora, questo qualcosa di irrisolto non va bene e non vi fa bene, non vuol dire che soccomberete per questo qualcosa. Va elaborato, però la carta vi chiama anche alla muta. A un certo punto il serpente deve abbandonare la propria pelle, perché la sta cambiando. Togliersi la pelle e togliersi un abito. E la maschera è un abito, c'è cioè un qualcosa che sta sopra il nostro corpo. A un certo punto la nostra pelle diventa una maschera, perché ormai è pelle morta. C'è già un nuovo corpo sotto. Come si fa a perdere la pelle? Soprattutto immaginate un serpente che non ha né le zampe e quindi neanche possibilità di aiutarsi da solo, neanche può con la, diciamo, bocca aiutarsi più di tanto. Il serpente che fa? Semplicemente passa attraverso un ambiente molto fitto di vegetazione, cioè un ambiente fitto di situazioni, persone, cioè leggete la vegetazione nella vostra vita come un qualcosa di saturo di altre cose. E in modo molto silenzioso lascia che questa vicinanza permetta a quella pelle di agganciarsi e staccarsi.
Questo vuol dire anche per voi non avere paura degli ostacoli quando si fanno troppo prossimi, perché a volte si avvicinano talmente tanto, ma non ci schiacciano, non perché ci vogliono fare del male, ma perché ci vogliono dare un punto d'aggancio per poterci togliere di dosso quella pelle e quindi quella maschera. Quindi non abbiate timore. Infatti, poi alla fine la carta del sole è bellissima. Venire alla luce, nascere, il sole, tutto ciò che è dentro. Eliminata la pelle sul corpo, ecco che si vede il nuovo corpo, il corpo di luce. Beh, tutte immagini e simbologie esoteriche molto potenti. Va bene, questo è il messaggio di oggi, spero di non avervi annoiato e un grande bacio.